Ciao ragazzi, nuovo video tutto Ciao. Tech. Anche oggi riprendiamo la nostra rubrica Sarà ancora smart? Allora, per quanto riguarda la rubrica Sarà ancora smart, oggi abbiamo preso in analisi due prodotti. Abbiamo preso il cestino della Wilpi. Ve lo ricordate? Quello lì che doveva andare sotto vuoto, niente più puzza né odori. E poi il lavavetri, quello robottino, lo appoggiate sul vetro, lui va sotto vuoto e lava il vetro. Quindi andiamo ad affrontare nel dettaglio cosa è successo dopo circa un anno e mezzo. Il prodotto del quale vi voglio parlare è il Wipebot Create. È un robottino con nella parte posteriore, quella che va a contatto col vetro, due spazzole, diciamo, con dei panni, e lui, facendo dei movimenti su e giù, comunque se guardate il video vedete come funziona, e vi lava il vetro. Nel frattempo, mentre sta scendendo, si asciuga e quindi non rimangono aloni, il vetro viene fuori bello pulito e quindi un lavoro ottimale. Dopo un anno e mezzo vi posso garantire che il prodotto funziona in maniera ancora egregia. Non ha avuto nessun tipo di problema, perché può capitare che il sottovuoto che si viene a creare tra dove c'è la spazzolina, passatemi il termine, e il vetro inizia ad avere dei difetti, mentre invece fortunatamente questo prodotto problemi non ne ha dati, quindi viene utilizzato tuttora. Allora, diciamo che per pulire il vetro nella maniera più congeniale, quindi più approfondita possibile, lo straccio, la mano e i fogli di giornale sono ancora la cosa migliore. Se invece volete una passata abbastanza veloce, non far fatica voi, ma a distanza vedere un vetro comunque pulito, va benissimo questo robot. Quindi va bene, il voto è 8, 10 no, perché essendo rotondo, quando arriva all'angolo, l'angolino lo salta. E poi sì, non lascia aloni, ma se si utilizza un po' troppo prodotto in più, potrebbe creare qualche alone mentre scende e sale dal vetro. Però tutto sommato il voto 8 se lo merita tranquillamente, perché il prodotto funziona ancora egregiamente, le batterie reggono e non dà nessun tipo di problema. Ma ora passo la parola a Marco, che vi racconterà del famoso Wilpi. Avevamo fatto questo video, ce l'avevano inviato questo prodotto, premettiamolo, ed era un'idea bellissima, tra l'altro. Geniale. Non potevi tenerti il tuo bel bidoncino dell'umido anche lì in cucina, o anche vicino al letto mentre stavi dormendo, ovunque, perché effettivamente, facendo le varie prove, avevamo visto che non passava un filo di odore, quindi senza alcun problema. Ci metteva anche molto più tempo a decomporsi, ad aver problemi, diciamo, di puzza, quello che buttavate. Insomma, dopo più o meno 6-7 mesi di utilizzo, normalissimo, senza averlo stressato, diciamo, avendo pulito accuratamente anche tutte le guarnizioni presenti come veniva consigliato, e insomma iniziavamo a sentire una certa puzzetta in casa. Come vuol dire che la guarnizione, con tutto che era stata fatta la manutenzione, esatto, non reggeva più. Noi andavamo a chiudere il coperchio, partiva la pompetta che creava il sottovuoto, sembrava sottovuoto, ma se andavi lì dopo un minuto praticamente il coperchio si alzava normalmente, e quindi non c'era più nessun effetto sottovuoto. E ce ne siamo accorti purtroppo quando si sono formati i bigatini la prima volta. Allora abbiamo detto basta. Comodo per chi pesca, però esatto, per chi è a casa. No, diciamo che il principio però era bello, era perché molto bello, era col molto sottovuoto bello. Voi ritardate il processo di decomposizione dell'umido, perché andate a togliere l'aria, e solamente che se dopo un lasso di tempo questo viene a mancare, non è un problema da poco. Ci è dispiaciuto, effettivamente a casa ci è dispiaciuto, perché era proprio una bellissima idea. Magari adesso, non lo so, ci dovremmo informare, hanno fatto dei nuovi sviluppi, nuovi prodotti, dovremmo andare un attimino a rivedere questo comparto pattumiera umido. No, perché appunto magari, come dice Marco, hanno creato un altro sistema, hanno magari messo qualche molla e poi vai a creare il sottovuoto, cioè qualcosa che renda... Perché poi alla fine magari bastava che ci fossero tipo due mollettoni che tenessero giù il coperchio, ermeticamente chiuso, esatto, il sottovuoto faceva il resto e la cosa era fatta.
appoggiato così, evidentemente dopo un po' non ha più retto. Non ha più retto, e quindi purtroppo, con un grosso rammarico, ma nella speranza di nuovi rinnovamenti da parte di Wilpy, dobbiamo dare un 3 su 10, insomma, per quei 6 mesi di felice utilizzo. Quindi Wilpy, se ci stai guardando o ascoltando, cosa che era appunto molto difficile, sappi che hai ancora una persona che sta aspettando un Wilpy che gli possa rinnovare la fiducia in questa marca. Magari. Non costa poco Wilpy, però... Però era veramente un bel prodotto, io lo ripeto ancora, però... O magari hai trovato tu uno di quelli fallati. Che la guarnizione non era magari abbastanza morbida, ma si è irrigidita. Possono essere mille motivi. E purtroppo sì. Purtroppo, noi vediamo proprio la nostra esperienza personale di quello che è successo. Poi se magari qualcuno di voi l'ha acquistato e gli funziona ancora dopo 10 anni, ci mancherebbe. No, assolutamente. Noi comunque vi lasciamo qui sotto in descrizione i link per poter acquistare sia un prodotto che l'altro. E rinnoviamo l'invito a, se Wilpy vuole, a ricontattarci per poterci magari inviare un altro bidone con magari un nuovo sistema, o magari riconosce lei stessa che era difettato quello che ci è arrivato. Siamo qui belli tranquilli per poter dare sempre il nostro riscontro. Ragazzi, vi ricordo, cosa importante, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate anche il mi piace, perché questo, grazie a voi, è l'algoritmo che YouTube tiene in considerazione per poter far crescere il canale. Quindi, se avete voglia di farci crescere ancora un pochettino, vi ringraziamo. Direi che per questo video è tutto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!